Pizza, cuore e fantasia. Parola di Carmen e Vincenzo, titolari della pizzeria I Monelli, premiati assieme a Vito Rossini di Taranto per le categorie pizza fantasia, pizza dessert e pizza piccante nel corso di Maratona a Tavola, manifestazione andata in scena ad Expo Levante 2009. Una grande soddisfazione per Vincenzo Florio, che già in passato ha collezionato altri numerosi titoli. Vincenzo! Ancora un premio, una grande soddisfazione per te. Certo, allora, la soddisfazione è enorme, anche se tra i mille impegni è difficile partecipare a questi campionati. Riusciamo sempre comunque a trovare il tempo necessario per fare una gara. Ci racconti con che pizza hai vinto? Con che pizza? Allora, ho portato in questo caso all'Expo Levante in occasione della Maratona a Tavola a Bari una pizza fatta con crema di pistacchi, poi c'è della mozzarella in cottura. All'uscita del forno abbiamo messo dei pomodorini dorati, mortadella tagliata a julienne, rucola, grana e granella di pistacchi. E come al solito l'ingrediente segreto, tanta passione. Certo, la passione è sempre quella che ci vuole, per fare queste cose ci vuole un'enorme forza di volontà e soprattutto ci vuole molta professionalità. Fare la pizza oggi la possono fare tutti, però fare la pizza di qualità è difficile, quindi. Quello è un consiglio che posso dare: quando si fa una cosa bisogna mettere sempre un po' di passione, in qualunque mestiere. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco Antonio Azzollini, che di fronte ad un'ottima pizza alla Nutella non ha certo saputo dire di no. Presenti anche i responsabili dell'associazione Cuochi Baresi, di cui Vincenzo Florio è componente. I tre premiati, nel corso della maratona a tavola, hanno ricevuto il premio per delle pizze davvero particolari. Vincenzo ha vinto con una pizza a base di crema di pistacchi, mortadella julienne, granella di pistacchi e pomodorini dorati in forno. Carmen Spagnoletta con una pizza a base di crema pasticcera, frutta fresca, mandorle in scaglie e zucchero a velo. A Vito Rossini il premio è stato assegnato per una pizza infuocata ed imperdibile. Ed ancora una volta il sapore della pizza ha reso tutti quanti felici.